La cucina quotidiana. Buongiorno. Sono passato all'orto. Ancora c'è qualche regalo da raccogliere. Ho trovato dei pomodorini. Ho preso una zucca trombetta di Albenga. Pianta meravigliosa, produce sempre, sempre. Ce ne sono ancora tantissime da raccogliere. A parte questo, vorrei fare degli spaghetti di zucca trombetta con pomodori e pesto di aglio orsino, che ce l'ho qui congelato dalla primavera. Questo è un pesto di aglio orsino con c'è solo un po' di sale e ci sono i pinoli. Ok, metto un goccio di olio nella padella, un pochino di aglio a soffriggere e taglio i pomodorini. Via l'aglio e il peperoncino. E metto giù i pomodori. Ho cercato di togliere anche un po' di semi perché sono pienissimi di semi. E lasciamo cuocere i pomodori. Verrà praticamente un'arrabbiata che sa molto di aglio. L'aglio orsino è profumatissimo, però non c'ha quella potenza dell'aglio che poi è difficile da digerire. È veramente speciale l'aglio orsino. Mentre i pomodori cuociono, cominciamo a preparare gli spaghetti di zucchina, attrezzo da spaghetti e facciamo pian pianino così. Questa zucchina trombetta è molto curva, ci vorrà un pochino più di tempo, ma ci riusciremo così. E vengono i nostri bellissimi spaghetti. Zucchina freschissima, appena raccolta, deliziosa. Ecco qua, preparato un bel piatto di spaghetti. Una piccola zucchina, me ne è avanzata non la metà, ma il sugo è pronto. Ci metto il mio dado di aglio orsino, un goccino di acqua per aiutarci. Come sente il calore, viene su un profumo incredibile. Ok, il sugo è pronto, l'acqua sta bollendo, metto giù un attimo gli spaghetti nell'acqua bollente, salata, solo una questione di qualche minuto, 2-3 minuti, il tempo di far prendere un pochino il sale e poi li mettiamo dentro la padella. Dentro gli spaghetti diamo una giratina e andiamo in tavola. Se volete ci può aggiungere anche del formaggio. Oppure per un giorno mangiamo vegetariano, anzi vegano, e non ci mettiamo il formaggio. Ecco qua. Spaghetti di zucchina all'aglio orsino. Buon appetito!